la presenza a Cuneo per mille motivi, motivi di rapporti che in questi anni sono diventati ottimi con la provincia di Cuneo come ente e con il territorio della provincia di Cuneo. Mille collaborazioni, ero qua pochi giorni fa per la conferenza stampa di presentazione di Piacere Carrù, sarò domenica a Carrù in un evento importante per il territorio. E poi perché quello che succede politicamente in provincia di Cuneo è rilevante tanto quanto quello che succede economicamente e istituzionalmente. La presentazione della lista del mio partito è evidente, mi interessa quello che succederà in regione a Cuneo, mi interessa chi candida la provincia di Cuneo per le europee. E quindi la candidatura di Alberto Cirio è una candidatura che noi seguiamo con attenzione, purtroppo non abbiamo candidati liguri votabili, non abbiamo la possibilità di delegare a un ligure le istanze del nostro territorio. Con Alberto Cirio stiamo facendo un ragionamento, d'altra parte la Bolkestein, che tanto preoccupa gli stabilimenti balneari, non preoccupa meno chi gestisce un impianto di sci. E quindi quello che per me è la mia grande battaglia, so che sarà anche la grande battaglia di Alberto se verrà eletto, e quindi la presenza qui è anche per trovare comuni battaglie e oggi una comune campagna elettorale, sperando di vedere un cuneese in Europa che sarà, ahimè per lui, anche un po' un savonese.